con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel chiostro del convento dei Frati perché qui vogliamo raccontarvi una delle tante storie che giungono a questo indirizzo che vedete in sovraimpressione. Qualcuno ci racconta e ci scrive che la sua storia non è ancora stata letta. Ecco, approfittatene, inviate di nuovo la mail, perché sicuramente lo spam, da questo punto di vista, la tecnologia fa un po' di danni. Ma torniamo sulla nostra storia, in particolar modo la storia di Piero. Piero, residente a Fiumicino, siamo a Roma, scrive per raccontare una delle tante esperienze straordinarie. Una di queste riguarda la nascita di sua figlia, Francesca, nel 2005. Nel 2002-2003 Piero, affetto da una grave malattia polmonare, decide di recarsi con sua moglie e il figlio Federico, di circa 8 anni, da Framodestino. E noi siamo proprio nel corridoio dove Framodestino per tanti anni ha accolto qui tanti, tanti devoti, tanti pellegrini. Appena entrato nella portineria, proprio qui accanto, Framodestino sorprende Piero dicendo: «Quando lo facciamo un altro figlio?» Piero, sorpreso, risponde parlando della sua malattia, della sua grande preoccupazione di non poter crescere il figlio se dovesse morire. E Framodestino, con grande sicurezza, si rivolge a Piero e gli dice: «Ma che sei scemo!» E gli benedice così lui, marito e moglie, il bambino, con il suo crocifisso, con il crocifisso di Padre Pio. Poco dopo la moglie di Piero scopre di avere problemi all'utero, ma dopo la rimozione di un piccolo polipo e il necessario tempo di recupero, la moglie resta incinta. Durante le analisi di controllo scoprono che la moglie ha contratto un virus, il citomegalovirus, un virus pericoloso per il feto che potrebbe causare cecità, sordità. I medici così suggeriscono di monitorare la situazione, ma Piero e sua moglie decidono di andare avanti, affidandosi alla preghiera, alle novene, alla Madonna di Pompei. La notte prima dell'ecografia per determinare il sesso del bambino, la moglie sogna Padre Pio, che le dice che sarà una bambina. Questo sogno dà loro ancora più coraggio per proseguire. E quando appunto la bambina nasce, Francesca, nasce nel 2005 al San Camillo di Roma, viene messa in una stanza separata dalla madre proprio per precauzione a causa di questo possibile virus. Le analisi iniziali risultano negative, ma viene comunque mandata al Bambin Gesù per ulteriori controlli. Poco dopo, durante un test per le malattie genetiche, viene rilevato un risultato positivo, causando così grande preoccupazione in famiglia. Piero e tutta la sua famiglia pregano intensamente Padre Pio, la Madonna. Il secondo test risulta negativo, confermando che Francesca è in perfetta salute. Piero torna a San Giovanni Rotondo, va da Framodestino, che si trova vicino alla chiesa, e gli porta diverse foto di parenti, di nipoti da benedire. Framodestino immediatamente indica la figlia, Francesca, ancora piccola, in braccio alla mamma, e dice: «A questa bambina non gli manca niente». Piero gli racconta che è stato lui a far nascere Francesca. Framodestino così si mostra tanto felice. Oggi, racconta Piero, Francesca ha 18 anni e grazie a Dio sta bene.